Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buongiorno ragazzi, buongiorno. In tanti mi avete chiesto di parlare del caso Acerbi. Il caso Acerbi. E allora, io non le ho viste le immagini, non le ho viste, però dicono che il labiale sia eloquente. Dicono che si vede che lui gli dice sei un negro, sei soltanto un negro. Infatti poi Juan Jesus gli dice anche se, da questo labiale sei andato oltre, lui chiede scusa. E la chiave di volta, diciamo, è questo chiedere scusa. Perché poi Acerbi, dopo la fine della partita, diciamo che sui social ritratta questa situazione. Non ho detto nulla, e quindi poi Juan Jesus si incazza e gli dice come non hai detto nulla. E da qua nasce questo diciamo, questo dibattito, questo confronto. E lui dice ti faccio nero, ribatte anche in questa maniera. Il labiale sembra dire, ripeto, io non l'ho visto il labiale, però, io dico soltanto una cosa. Non penso che Juan Jesus si alzi la mattina e si inventi una minchiata del genere, che richiamando l'arbitro dicendo mi ha detto così, mi ha detto questo, mi ha detto quest'altro. Anche perché non lo so, non penso. E soprattutto le scuse di Acerbi in seduta stante, nell'immediatezza, ci fanno capire che qualcosa gli è sfuggito di bocca pesante. Quindi poi il ritrattare potrebbe essere anche un suggerimento rivolto dalla società, rivolto dal suo entourage, perché la cosa poi si fa pesante, perché ballano 10 giornate di squalifica, ballano tante cose, e quindi ballano gli europei, balla la nazionale, balla un pochino di cose, e quindi poi se ne si va a cercare con questo ritrattare si va a cercare poi la parola tua contro la parola mia, e quindi c'è il federale adesso che deve decidere la questione. Io non penso che Juan Jesus si sia impazzito e abbia accusato così l'Acerbi. Secondo me l'Acerbi gli è partita un pochino la vena, gli è partita un pochino la brocca, esagerato, anche perché ragazzi non possiamo lasciare perdere questo messaggio, non si può lasciare perdere, anche perché nei campi di calcio, ragazzi, anche quelli inferiori dove giocano i bambini, perché il calcio è seguito da tutti, è un esempio, vuoi o non vuoi è un esempio. Lo so che le cose nel campo finiscono lì, è vero, tutto è vero, sì, senza ombra di dubbio, però c'è un limite, ribadisco, nero alla fine va bene, negro è un'altra cosa, quindi non si può lasciare passare questo messaggio, perché sennò nei campi, diciamo, anche quelli inferiori poi si succede la valle, perché ribadisco, il calcio, quello di Serie A, deve essere sempre un'ispirazione. Il fatto che i giocatori esultino, chi mette le dita così, chi fa così con le orecchie, poi vengono emulati dai gambetti minori. E anche queste cose potrebbero accadere. Quindi Acerbi viene confermato. Il fatto di aver detto questa parola pesante, perché si tratta di una parola pesante, è giusto che Acerbi venga punito. Non ci sono cazzi né mazzi, e quindi è giusto che venga punito con la sanzione, quella che prevede la federazione. Quindi niente di nuovo. E ribadisco, non penso che Juan Jesus si sia impazzito. Non penso. Non ha nessun tipo di motivo Juan Jesus per indicare questa parola, perché fra nero e negro la cosa è diversa. Quindi Acerbi ha sbagliato, secondo me ha sbagliato,
Dovete stare attenti, ragazzi, dovete stare attenti, che siete giocatori di Serie A. Minchia, siete veramente. Dovete stare attenti, porca puttana, ma io ancora non ho capito. Poi nel giorno dove si celebrava la giornata del non razzismo, cap off razzismo out, quello che cazzo era. Io poi io c'ho sempre cap allegri out, come sempre, perché questo è importante. Questa è filosofia di vita. Chi sbaglia paga. Chi sbaglia paga. Vediamo come va a finire, ragazzi. Ma penso che Acerbi sarà squalificato. Un abbraccio, ma si ci ingazzate fino alla fine, allegri out.